Ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi una cosa veramente importante. Oggi saremo in live sia alle 16 come tutti i giorni, ma anche questa sera alle 21. Mi raccomando ragazzuoli, non mancate, perché ci sarà una sorpresa veramente veramente grande. E oltre a questo, per questo video voglio almeno 700 like entro mezzanotte. Conto su ognuno di voi e fate molta attenzione su tutto quello che dirò all'interno di questo video, perché è davvero importante. Beh, detto questo, buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Global, belle pronti e prontelle per andare a vedere il tutto quello che hanno messo questa mattina dopo la manutenzione di ben 3 ore. E andiamo anche a pullare, ragazzuole, perché lo sapete, lo sapevate sin da ieri che io facevo qualche multi. Oggi live, ragazzi, continueremo a pullare. Se, come al solito, vi lancerò delle sfide, se superiamo comunque, facciamo queste sfide, insomma, se voi riuscite a completare queste sfide, appunto, pulleremo ancora e shopperemo in live. Quindi mi raccomando ragazzi, live oggi su Twitch come tutti i giorni alle 16, link qua sotto, mi raccomando, non mancate. E iniziamo subitissimo ragazzi dalla prima cosa che appare quando andiamo in game, ovviamente il login bonus dedicato alla collaborazione con Vitella Slime. Innanzitutto ragazzi, hanno aggiunto veramente tante belle cosette, andremo a... proveremo a elencarle tutte in questo video, ma sarà un attimino duroccia la situazione, ma comunque ci proveremo. Questo è il login bonus dedicato alla celebrazione. La patch durerà, e tutta la celebrazione durerà ben 2 settimane. Infatti qua c'è il login da 14 giorni, e infatti oggi è il 12, va via il 26 la patch. Quindi essenzialmente qua è tutto qua, vediamo tutto quello che otteniamo da questo login bonus. Tra l'altro è figa la cosa perché troviamo anche il vestito di Benimaru, ragazzi, quindi il vestito completo SSR di Benimaru. Preferivo, non so se ci sono vestiti di Milim, comunque preferivo lei, perché sapete, tra tutti quelli che ci sono là dentro è quella che preferisco trovare, ma proprio perché mi piace lei, che essenzialmente è proprio come va detta. Comunque ragazzuoli, questo è il login bonus, il primo giorno ovviamente regalano lo slime di Rimuru, quindi assolutamente lo andiamo a vedere anche nel box. Mio login a parte ragazzuoli, prima di andare a vedere nel box vi faccio vedere tutto quello che hanno aggiunto. Cioè hanno rimesso la roulette con i tot, con questi tipi di punti qua, mettiamola in questo modo, con le monete in giro di dello slime essenzialmente. Quindi c'è il classico la classica, come possiamo chiamarlo, il classico bingo, non lo so nemmeno come chiamarlo, la roulette, sì, una roulette effettivamente. Quindi ora questi sono i premi, poi gira la roulette e becca tutti i premi. Quindi essenzialmente ci sta assolutamente, un'ottimissima cosa, sempre ben apprezzata questo evento qua. Andiamo a vedere più che altro anche gli eventi stessi della vita da slime, perché comunque è veramente veramente importante. Battle event, eccoci qua ragazzuole, su tutti gli eventi dedicati ai personaggi di vita da slime. Come vedete tutti vanno via il 26 maggio, quindi essenzialmente 2 settimane precise. Ogni stage per appunto della Daily World, tra cui ogni ultimo stage di uno di loro darà per appunto un pendant a testa, quindi è decisamente stonks la situazione. Mentre qua ragazzi, se completiamo le missioni darà queste fiaccole, mettiamole in questo modo, che comunque vedremo tra poco a cosa servono. E ovviamente mentre l'ultimo stage ragazzi darà le pozze di stamina, quindi essenzialmente potremmo andare anche a vederlo, vedete un po' sempre più difficile, sempre le pozze di stamina come reward. Come ho detto ieri ragazzi, hanno aggiunto, per dove cazzo sto andando, hanno aggiunto ragazzi nel coin shop il nostro carissimo e simpaticissimo Meliodas Demon rosso, che io consiglio di prendere ragazzi. Io lo prenderò esattamente insieme a voi, perché a parte qualche moneta che comunque, fammi vedere un po' chi è che ha dato. Vabbè, diamogli lui, va, che se ne frega totalmente. Ok, penso di non me lo posso rendere ragazzi, è a 7, ho sempre sconsigliato di prenderlo a 7, ma sinceramente ci può stare assolutamente prenderlo a 7, nel senso, se ne avete bisogno prendetelo, io comunque ne ho bisogno per il mio account, avevo tanti coin platino, quindi ho detto vabbè, prendiamolo sti gank, anche perché tutto il resto come vedete ce l'ho, quindi decisamente ci stava. Ora
Ora ragazzi, vediamo una cosa molto molto importante, cioè il fatto che ogni personaggio di Vita Slime si prende per l'appunto. Si possono prendere ragazzi tutti questi carissimi e simpaticissimi oggetti, comunque anche il pendant possiamo vederlo qua, con questi oggetti, con queste monete nuove, chiamiamole Platinum Slime Coin, mettiamole in questo modo, per tanto per dire, nel senso, che ancora ovviamente non so come si prendono, quindi non ve lo sto neanche a dire, per me è un'incognita, quindi se me lo dite nei commenti direi perfetto, anche perché poi lo vedremo oggi in live e tutte le varie cose, però attualmente vedendole in questo modo non so come si possano ottenere queste monete, mettiamola così. Qua ovviamente si possono comprare quelle dedicate per l'appunto alla roulette della visita da slime, con i coin R sempre la stessa cosa, e qua il giro della sole ovviamente non cambia assolutamente niente. Il bundle ragazzi della collab con visita da slime, questo è come si presenta, quindi essenzialmente è un bundle decisamente scarso, o comunque personaggi che diciamo sono sempre, quasi sempre soliti personaggi che troviamo in quasi tutti i bundle global, quindi non è che possiamo chiedere troppo, c'è Alti, c'è Jericho, c'è il Babbo Rosso, quindi i personaggi quelli carini ci sono e ci saranno sempre, quindi ci sta. Però come ho detto ampiamente nelle live di ieri e nei vari video dei giorni scorsi, questo è un bundle ragazzi che non vale assolutamente la pena pullare. Io ragazzi pullerò, e tra l'altro vi faccio vedere una cosa, ho comprato ragazzi il pacchetto da 8€ che comunque si dà il ticket garantito per trovare uno di loro tre per forza. Io quello che voglio è o Milim o Rimuru. Rimuru Tempest sicuramente non Benimaru, perché tra tutti e tre, diciamo tra i tre, è quello che voglio di meno e quello che anche mi piace di meno. Cioè io pullo qua ragazzi essenzialmente per gusto di trovare personaggi che mi piacciono, non che sono forti, perché loro ragazzi sono, alcuni di loro sono carini, alcuni di questi tre fanno veramente schifo, quindi essenzialmente non conviene il pull. I free to play non devono pullare neanche per il K ragazzi, mi raccomando, perché è veramente uno spreco di diamond, ma assurdo. Vedendo anche che potrebbe arrivare roba veramente grossa tra 1-2 settimane, sto parlando di Lilia Blu / Meliodas Blue Demon, e sappiamo quanto valgono di più loro rispetto a sto trio, non ve lo dico nemmeno ragazzi, cioè mi sembra normale, mi sembra veramente normale non pullare qua per pullare da Lilia e magari trovarla, o da Demon Meliodas Blue e magari trovarlo, è decisamente più stonks che qua, detta come va detta. Ripeto, io ci pullerò perché voglio almeno uno dei due, diciamo in questo modo, anche se come avete visto possiamo prenderli nel coin shop, però ancora quei platinum coin non lo so ancora effettivamente come si ottengono, ma comunque poi questo arcano verrà svelato, ecco. Noi ragazzuoli facciamo subitissimo una multi summon qua nel banner, poi oggi live ragazzi, ripeto, continueremo a pullare, magari shopperemo anche in live se completeremo delle sfide. Guardiamo un po' ragazzi cosa ci esce. Spada di inizio, niente occhi rossi, marchio non nessun marchio, perfetto ragazzi. Questo dire che Shaft è nulla, cioè questo è proprio, è il livello dopo dello Shaft questa, ma che cazzo è raga? Che cazzo è? Vabbè, meno male abbiamo il ticket garantito che lo pulleremo in video, nel senso non ve lo sto neanche a dire, e spero di non trovare Benimaru, ve lo dico tranquillamente, spero di non trovare, nonostante ci sia il vestito praticamente garantito con login bonus speciale, ma di base non mi interessa minimamente Benimaru, perché proprio non mi piace Benimaru ragazzi. Eccolo qua il nostro team SR Hauser, dai continuiamo. Continuiamo con un R. Se c'è un fake out lo apprezzo, lo apprezzo ragazzi, decisamente lo apprezzo. Ovviamente questa è una delle classiche cose, come vi dico in tutti i video, sì io pullo perché comunque io, se shoppo, cioè anche su Escanor, no, per dire non lo trovo, beh perfetto, voi shoppo, nel senso non è perché do consigli e poi faccio il contrario. Cioè la maggior parte delle volte è anche così, cioè do consigli perché comunque do quello che è, dico quello che è razionale fare, nel senso, quindi su questo banner è razionale non pullare perché fa schifo sia il banner che i personaggi in retap, nel senso. Però ovviamente io pullo sia per, oh bellino lo slime, sia per portare il contenuto, sia anche per perché comunque, diciamo, ripeto, io boh, shop, nel senso, come tanti di voi sicuramente fanno, quindi diciamo quei consigli che do di non pullare sono sempre per i free to play, e comunque hanno i diamond, diciamo, come posso dire, contati, non rispetto a uno del shop, non ve lo sto neanche a dire, è così su tutti i giochi del mondo. Quindi noi continuiamo con tanti R al nostro cospetto. Ciao Marmas, come te la butti? Bella sta multi, e anche il nostro slime diventa un coin, tanto avete visto che ho pochi di coin, no? La
percentuale dell'SSR sale. L'altra multi, ragazzi, noi la facciamo ora, ma la faremo oggi live. Andiamo a popolare il ticket garantito e speriamo mi esca Milim, ragazzi, perché tra tutti e tre Milim è quella che mi piace. Tiranna della distruzione, Milim Nava. Abbiamo visto, ragazzi, ieri in live le carte. Sicuramente Venimar è quello che mi fa più schifo. Milim è carina e anche Rimuru è carina. Ovviamente, ragazzi, non sono paragonabili a carte diciamo top meta in futuro, cioè a un Escanor rosso, a un Escanor verde attuale, a un Meolas Demon, cioè non sono minimamente paragonabili. Sono carte carine che se volete usarle, tanto per usare, usatele, ma di base non servono un cavolo, di tranquillamente. Quindi, delucidato questo arcano anche su sto banner, su sto trio, ragazzi, io direi di andare subitissimo a pulla sto ticket e guardiamo un po' chi ci esce dei tre. Speriamo Milim, ragazzi, perché davvero, tra tutte e tre, è quella che mi piace di più. Ma per un fatto puramente estetico, c'è anche Rimuru, mi piace perché è duro, che è vestito tutto d'azzurro, capelli azzurri, tipo un po' alla Istrid, no? Quindi anche quello sicuramente lo apprezzo, però di base Milim. E mi è sempre piaciuto di più, sia quando uscì sul Giappone, anche se non giocavo, però diciamo è sempre stata tra tutte e tre quella che sicuramente apprezzavo di più. Ramoscello col puntare Rainbow, non me lo sarei mai aspettato, ragazzi, non c'è l'SSR garantito, no, non me lo sarei mai aspettato. Dai, non mi darebbe di Maru, cioè mi basta che non mi darebbe di Maru, te prego, te supplico, chi c'è dentro, dammi Milim, dammi lei, e va bene, Rimuru, vabbè, mi dà Rimuru, va bene, Rimuru Tempest, ragazzi, GG, preso Rimuru Tempest, va bene. Va bene, lo stalto di Rimuru, ragazzi, era shoppabile a 30 euro, quindi a 25 euro mi sembra, quindi c'è lui che dà proprio garantito, nel senso, ehi, sappiamo che su sto bando non c'è pure più nessuno, quasi. Ve lo regaliamo a 30, regaliamo, ve lo diamo a 30 euro, nonostante ai coin che possiamo darvi per l'exchange shop, no, a 30 euro ve lo diamo pure. Quindi, tanta roba, ragazzi, Rimuru ci sta, Milim magari me la prenderò, spero di prendermela con i 3 coin che troviamo nell'exchange shop. Ovviamente Milimaro, tra tutte e tre quelle che me ne frega totalmente meno il cavolo, dico tranquillamente. Ragazzuoli, continueremo oggi live a pullare, quindi spero di aver detto tutto in questo video a livello di news. Se è mancato qualcosa lo vedremo oggi live, comunque spero davvero di non aver saltato nulla, nel senso, quindi ripeto, se ho saltato qualcosa ditemelo nei commenti, perché spero davvero di non aver saltato niente. Ah, me l'ha appena dimenticato di questo, ragazzi, c'è anche questo stage qua, che comunque sì, è tipo troppo facile da... Oddio, troppo facile no, ma comunque dovrebbe essere un attimino come sul Jump, cioè con gli stage è 80.000 di potenza, lo fate e droppate questi e poi qua sopra, quindi... Ci sta, tanta roba, come quello di Istrid in mono, se non mi sbaglio. Questo, ragazzi, è quello che vi dicevo prima, c'è da non... che da non manca più niente, qua c'è anche l'exchange shop, ragazzi, che tra l'altro possiamo anche trovare, forse... Ok, c'è un bel po' di cosette interessanti. Attenzione, ragazzi, attenzione. C'è un bel po' di cosette interessanti. Questi sono tutti i drop che prendiamo per appunto dall'evento stesso. Vestiti, fiaccole, tutte le varie cose. Ovviamente maschere e roba varia. Poi c'è anche le armi stesse. Quindi, decisamente, ragazzi, ecco qua anche un'altra bellissima news. Ho tipo il sentore che questi qua, ragazzi, si possono ottenere solo se prendo le copie di ogni personaggio. Quindi magari pullando trovo un Anturimuru e mi va uno. Cioè ho il sentore che stiamo un attimino così, perché non riesco effettivamente a trovare il come prenderle. Quindi forse è solamente così, forse, che si possono ottenere questi coin. Ma comunque, ragazzi, lo scopriremo oggi live, che è l'unico arcano che ancora rimane un arcano, ecco, mettiamolo in questo modo. Ragazzi, mi raccomando, 700 like, un bel like. Comunque Rimuru, il personaggio che tra tutti è quello più carino, quindi GG. E sicuramente anche per l'evento del boss, sicuramente il più utile. Ovviamente scopriremo tutto il resto di live, ragazzi, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale qua sotto al centro, la pallellina, sarebbe piaciuto se non partite su un altro video. Video recuperateli, destra e sinistra, e anche qua sotto nelle schede, tutti i link in descrizione. Vi ricordo, live oggi alle 16, stasera alle 21, Twitch in descrizione. E let's go, boys! Ditemi la vostra nei commenti, dicendo cosa avete pulato, anche se io sconsiglio di pulare, mi raccomando. E ciao a tutti, ragazzuoli!